So che siete stanchi, ma è importante reggere ancora un po', non solo perché dopo dobbiamo assaggiare un buon vino e degustare poi i prodotti di Ischia, ma anche perché, permettetelo, lo dico stavolta veramente senza alcuna piaggeria, perché non ce n'è bisogno, visto che l'assessore Caputo è sempre disponibile con noi, per cui non è una novità, però a questo invito ha risposto praticamente in tempo reale, stravolgendo la programmazione della sua visita ad Ischia, e ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qui con noi. Lo ringrazio a nome della Coldiretti e gli lascio la parola. Grazie. Intanto sono io che ringrazio voi per questa bella opportunità di confronto in questa isola così anche bella e attrattiva. Saluto ovviamente le autorità locali, il sindaco, l'assessore, e mi fa piacere molto essere qui anche per domani, peraltro facciamo anche un'iniziativa in azienda da Andrea Lambra, che saluto con grande affetto, ci conosciamo da tanto tempo. Io sono particolarmente, come dire, legato al settore, perché la mia famiglia proviene da questo settore, e penso che noi in Regione Campania dobbiamo fare in modo di rafforzare maggiormente. Ho messo lo sfondo un video in cui il presidente Lambra tiene molto. Sì, in Regione Campania dobbiamo rafforzare maggiormente il sistema, e ci stiamo lavorando. Io ho creato una cabina di regia vitivinicola in Regione Campania, tutte le decisioni vengono assunte con i presidenti dei consorzi di tutela, dalla programmazione, dalla comunicazione, ma anche alla scrittura dei bandi. Quindi davvero stiamo mettendo su un lavoro di sinergia, un lavoro coordinato che potrà condurci ad un che io sto definendo rafforzamento del brand della nostra regione. A mio avviso dobbiamo anche lavorare ad una semplificazione delle denominazioni di origine, per avere un maggiore impatto anche sui mercati, affinché il vino campano possa davvero essere percepito come vino di qualità. Ma siamo a Ischia, che ha una sua peculiarità, una sua attrattività particolare. Noi peraltro, a proposito di percorsi, si è detto in quasi tutti gli interventi, di percorsi esperienziali e gastronomici, stiamo facendo con il collega Casucci, abbiamo messo giù un gruppo di lavoro per definire i percorsi gastronomici e turistici della nostra regione, intendendo con essi non solo ovviamente quelli legati al vino, ma anche fare sistema con quelli paesaggistici, quelli legati agli asset culturali che abbiamo nella nostra regione. L'obiettivo è quello di fare in modo che il turista, noi siamo una regione molto attrattiva dal punto di vista turistico, il turista una volta arrivato in Campania possa memorizzare la qualità delle nostre produzioni, e poi fare in modo che con questi prodotti simbolo della qualità della nostra regione possano anche in qualche modo rappresentare dei testimonial di questi territori. In sostanza stiamo mettendo a sistema tutto quello che è positivo, e in questo penso che Ischia possa giocare un ruolo fondamentale. Anche l'iniziativa che fate, che avete strutturato così bene, mi complimento anch'io per la pubblicazione, molto corretta, molto chiara, nella quale rappresentate, visto che ci sono circa 20 di aziende, noi abbiamo un problema, questo ce lo dobbiamo dire, qua parlo anche tra addetti ai lavori. Forse c'è un'eccessiva frammentazione dell'offerta vitivinicola da parte delle imprese, qui c'è anche una frammentazione eccessiva da parte del,
della, cioè proprio della produzione di uva, e l'iniziativa della, della cooperativa è veramente come dire, un dato importante, perché mette insieme tanti piccoli produttori, fa acquisire loro una maggiore consapevolezza anche delle difficoltà del mercato, ma nel contempo anche una maggiore forza sui mercati. Io nella mia precedente esperienza di parlamentare europeo ho visitato molte realtà cooperativistiche in Europa, mi ha sorpreso sempre in modo particolare un'esperienza che ho fatto in Spagna, in Andalusia, dove diciamo nella famosa regione del Mar de Plata, sapete, esiste il Mar di Plastica, tante sono le serre che hanno costruito lì per produrre dei prodotti agricoli in una zona che peraltro non era vocata dal punto di vista agricolo. Sono riusciti a divenire il primo luogo mondiale di produzione biologica e fanno loro il prezzo del mercato. E lo fanno tanti piccoli produttori messi insieme, ma con cooperative, diciamo, che si impongono sui mercati, assicurando anche redditi vita ai nostri agricoltori. Noi stiamo in regione, stiamo cercando di rivitalizzare e soprattutto dare fiducia ai giovani. Siamo la regione che ha finanziato maggiormente i giovani in Italia, stiamo investendo tantissimo grazie anche alla sensibilità del presidente De Luca. Recentemente abbiamo impegnato ulteriori 50 milioni per il primo insediamento del 2017, dove sapete ci sono stati un po' di problemi, altri 50 milioni la settimana scorsa per le attività relative al bando 411. Insomma, diciamo, oltre alle risorse dei fondi europei, stiamo davvero dedicando tante risorse per accompagnare un settore che anche in questo momento vive un periodo di grande difficoltà, non solo a seguito del Covid, ma soprattutto per effetto dell'aumento dei prezzi, della guerra in corso, il prezzo delle materie prime, l'energia, non ne parliamo. Quindi davvero una situazione importante. E stiamo cercando però, per tampare questa situazione, stamattina ho fatto un'iniziativa sulla pesca e l'ho detto, ma faremo la stessa cosa anche per il settore agricolo. Stiamo anche immaginando delle misure che possono in qualche modo tamponare questa grande difficoltà che stanno attraversando le imprese. Peraltro proprio ieri abbiamo pubblicato un bando dell'OCM Investimenti nel settore vitivinicolo, e abbiamo ulteriormente ridotto la dimensione delle imprese destinatarie di questo bando, per consentire proprio, in considerazione della purtroppo della condizione che viviamo nella nostra regione, per consentire a tutti di potervi partecipare. Un bando che scade tra un mese, quindi vi invito anche voi di Ischia, utilizzando anche gli uffici regionali che abbiamo messo, noi abbiamo messo a disposizione un servizio, e ringrazio anche il dottor Arcangelo Schiarillo che è qui in sede quest'oggi e che è uno dei funzionari che svolge questo ruolo di vicinanza a questo territorio. Perché? Perché è un territorio che vogliamo, consapevole delle difficoltà ulteriori, un territorio in cui si pratica un'agricoltura che sicuramente possiamo definire eroica, se non è eroica questa non saprei quale definire come eroica, e che quindi c'è la necessità di forse fare uno sforzo in più. Uno sforzo che abbiamo fatto per esempio con la misura 442 dei moretti a secco, destinando a queste isole, a Capri, a Ischia, a Procida, a Costiera Amalfitana e Sorrentina, un bando dedicato, facendo per la prima volta un bando dedicato per soddisfare la lettura del territorio che avevamo fatto precedentemente. Insomma, noi stiamo cercando di mettere l'agricoltura e il settore vitivinicolo in particolare al centro delle nostre attività, partendo proprio dalle esigenze dei territori.
Stiamo ovviamente ragionando anche in maniera un po' prospettica, dicevo all'inizio del mio intervento, su un lavoro che dobbiamo fare sul rafforzamento del brand della regione Campania, ma forse diciamo, saranno altre le sedi in cui dovremo sviluppare questo ragionamento. Intanto diciamo, le difficoltà che voi qui state incontrando, anche il dottor Cenatiempo prima ha rappresentato una difficoltà davvero unica che non si riscontra in nessun altro territorio della nostra regione e forse del paese, perché è chiaro che il satellite legge il territorio, forse non può leggere i metri, forse leggerà le decine di metri, e può capitare che qualche volta non ci sta esatto diciamo, comparazione, e quindi c'è bisogno sempre del supporto tecnico dell'uomo per diciamo, avvicinare queste esigenze. Detto questo, io davvero chiederei a voi, riprendendo anche le parole del sindaco prima. Il sindaco prima diceva dobbiamo fare maggiormente sistema. Esattamente. Per fare sistema dobbiamo fare le cose che stiamo facendo questa sera. Dobbiamo dirci dei problemi, dobbiamo affrontare i problemi e forse dobbiamo anche mettere in campo qualche iniziativa per diciamo, risolvere questi problemi. Le questioni, noi diciamo, siamo vicini al territorio, ma probabilmente dobbiamo anche come dire, superare un po' alcune difficoltà di base. Cioè, l'azienda eccessivamente piccola, purtroppo in agricoltura, paga un prezzo in termini di competitività altissimo, soprattutto per i tempi che viviamo, per l'aumento dei costi di produzione, per il fatto anche per diciamo, l'età che si sta registrando sempre più diciamo, alta nei nostri imprenditori. Dobbiamo cercare di convincerci che rinunciare probabilmente ad un pezzettino della nostra autonomia gestionale ci può far fare quei 3-4 passi in avanti. Quindi io inviterei davvero diciamo, il sistema agricolo dell'isola di fare uno sforzo ulteriore per rafforzare questo sistema cooperativistico che avete messo in campo, che potrebbe diventare davvero il fiore all'occhiello di una tipologia di agricoltura che parte da una difficoltà ma che trasforma la difficoltà in un punto di forza. Quella stessa esperienza che ho vissuto in Spagna, l'ho vissuta anche in Norvegia per la pesca, dove c'erano dei piccoli pescatori che si mettevano insieme e che alla fine vedevano pagarsi il pesce entro pochi giorni e non avevano nemmeno una minima percentuale di rischio sulla redditività della propria impresa. Una cooperativa che si rafforza può entrare sul mercato, può assicurare, può mettere in campo misure di gestione del rischio, per esempio, che in questa isola con i cambiamenti climatici che fanno registrare le condizioni che stiamo constatando, diciamo, può essere un elemento ulteriore di incentivazione a fare di più e a fare insieme. Un piccolo agricoltore questo non lo può fare, se succede, se viene fuori una grandinata o un'annata è particolarmente non produttiva, purtroppo diciamo, si rischia di perdere l'intera produzione e anche i sistemi di accompagnamento attualmente esistenti non sono soddisfacenti, considerare che noi stiamo, quando ragioniamo di compensazioni nazionali, siamo nell'ottica del 3% nazionale, quindi danni pari a 100, nel nostro paese paghiamo il 3%. Quindi c'è bisogno assolutamente di fare questo sforzo e io l'augurio che faccio è che diciamo, nell'ambito di questo grande e ambizioso progetto che la Regione Campania ha messo in campo per diciamo, questi percorsi enogastronomici, che Ischia svolga davvero un ruolo importante, fondamentale, esattamente pari a quello che svolge dal punto di vista turistico. L'esperienza
dell'enoturismo qui può rappresentare davvero un ulteriore punto di forza per la destagionalizzazione delle attività e completare anche quel percorso, diciamo, per creare sempre più risorse e aumento di PIL in questa regione. Vi ringrazio e ovviamente io mi aspetto da Coldiretti, vi invito l'anno prossimo a vedere se abbiamo